Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaz734 e oggi siamo sull'account di Memento92, il quale non solo ci permette di rollare tutte queste gemme, che wow, sono tantissime, ma avremo anche gli eventi. Quindi, se ci riusciremo, cercheremo di prendere Artica e davvero, cominciamo con gli eventi così poi avremo più gemme da rollare perché penso prenderemo anche qualche gemma qui. E vediamo se... ah no, questo è dopo. E vediamo se riusciamo a prendere questo benedetto Artica. Forza, forza, sono davvero gasatissimo, spero davvero di trovare il meglio. Io non ho ancora guardato gli eroi, sicuramente so che ciò che cerca di più è il Cavalier Teschio, quindi cercheremo di prenderlo il più presto possibile, ma se riuscissimo a trovare Artica penso sarebbe ancora meglio. Più 200 gemme. Forza, continuiamo. Più 200 gemme, quindi perfetto, sono altri roll. Più 2000 do, non li voglio più, non ti guardo più quell'uovo brutto lì. 2000 do, neanche a te guardo più, andate via. 120 frammenti, buono. Continuiamo con te che sei un po' dubbioso, però vedo che... ok, non sei il fatto tuo, stavo dicendo una cazzata. Emblema psicoscudo 2 livello 1, ottimo ragazzi, ottimo. Non so se questo ragazzo abbia emblemi perché ancora non ho guardato il villo, non ho guardato nulla. So solo che... 400 gemme, wow! Emblema psicoscudo 4, livello 1, quindi se prendiamo anche pezzo 1 e pezzo 3 abbiamo un set completo psicoscudo. Intanto sto andando proprio a manetta con queste uova perché sono davvero gasatissimo. 400 gemme di nuovo, continuiamo qui che, mamma mia, stai dando roba buona, ma vaffanculo, ho detto una cazzata di nuovo, io non mi fido più di te. Una volta dai roba buona, una volta dai roba brutta, quindi non mi fido più. 180 frammenti, ti do un'altra possibilità. 300 gemme, vai! Un'altra possibilità, non mi gaso però. Vedi? Vedi? Vediamo adesso. 3000 do, vediamo questa faccina simpatica al centro. 2000 do, ma dai, voglio darti un'altra possibilità. Psicoscudo 1, livello 1, quindi ci manca solo il pezzo numero 3, ragazzi. Prendiamo le tre uova in ordine, sinistra, centro, destra. 300 gemme, forza, psicoscudo numero 3, forza, forza, forza. 300 gemme. Ho psicoscudo Artica, per favore. 180 frammenti, ragazzi. Purtroppo non abbiamo trovato Artica, ma abbiamo preso davvero tante, 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 tante gemme. Non so se avete sentito che hanno suonato il campanello, non so perché. Tutti quanti hanno le chiavi, quindi non dovrebbero suonare in teoria, ma... ok, ragazzi, adesso abbiamo ben 54.558 gemme. Davvero, davvero, davvero tantissime. Abbiamo un sacco di slot nel magazzino, come ho già visto. Un po' le abbiamo anche liberate, ne abbiamo in totale 28. E cominciamo subito, vediamo un po' chi ti manca. Allora, Valentina direi che ti manca. Il Cavalier Teschio. Artica purtroppo non possiamo più trovarlo. Hai un sacco di Dracula, un sacco di Babbo Natali. Chi altro ti può mancare? Vediamo un po'. Ora, gli eroi non me li ricordo a memoria, però... vediamo un po' il golem sicuramente. Vabbè, noi cominciamo a rollare. Cominciamo direttamente come eroi da 3 perché io, lo sapete, amo le rollate da 3. Qui niente, qui ancora niente. Ti do un'altra possibilità. Forza! Campione gelatinoso, ti stai già avvicinando a quello che vorrei trovassi. Ma non è né questo, ma bensì questo. No, magari no. Continuiamo un po' da 1. Candy Cane! Ok, ok. Ragazzi, le rollate fortunate qui sono da 1, quindi rolleremo da 1, ma proprio a manetta. Una cosa, con un talento livello 4, quindi elevatissimo. Mi è stato detto, ehi Guts, ma perché non ti guardi pure i talenti degli eroi così i video durano di più? Ma, ehi, vedi, è questo che non voglio trovare poi quando guardo i talenti. Eroi con rigenerazione 4, che poi mi fanno piangere. Una... va bene, guarda, io te li blocco questi qui con rigenerazione 4 perché voglio vedere a fine video quanti eroi con rigenerazione avremo trovato e quanto io avrò sofferto per questi eroi. Continuiamo con qualche roll da 1. Forza! Niente, 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 sono gasatissimo, sono troppo... Babbo Natale, ok! Campione gelatinoso, licantropo da 3, da 1, da 3, da 1, da 1, ok. Abbiamo visto che per ora i leggendari sono usciti soltanto con roll. Cioè, quanti rigenerazioni ho trovato? Un altro 4, va bene ragazzi. Cioè, ho trovato 3 eroi con rigenerazione 4.
rendetevi voi conto. Cioè, io gli ho fatto il set completo a sto ragazzo. Ehi, ma hai bisogno di rigenerazione? Ah, veramente no. Ah, vabbè, io te le trovo lo stesso. Ah, ok. Cioè, proprio quando io non ne trovo, boom. Continuiamo, roll da uno sempre, tecnico, verde, blu, viola. Riproviamo, verde, no, ok, non è verde, blu, 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 mi piaci tu. No, aspetta, non era così la pubblicità. Dai, le tre. Succube, ok, succube. Pensavo fosse il cavalier teschio, quindi ero già più gasato. Con spiegare due, vediamo questi blu. Ovviamente controlleremo quelli senza il lucchetto. Ok, nessuna rigenerazione, quindi continuiamo tranquillamente a sacrificare su Candy Cane, alla quale non so perché non abbiano cambiato il nome in italiano. Personalmente penso che... Un altro Babbo Natale, oh cazzo, ma... Dai, riproviamo. Dicevo, personalmente penso che eroi come Valentina, che in inglese è Valentine, in italiano debba essere chiamata Valentina, perché appunto nella nostra lingua è così che si chiama, non Valentine. Perché sento un sacco di gente che la chiama Valentine, anche se siamo sul server italiano, siamo italiani, quindi parliamo la nostra lingua. E Candy Cane invece si chiama Candy Cane, ok? Che se uno la legge in italiano, Candy Cane! Chi? Candy Cane! Chi è Candy Cane? Ok, blocchiamo ovviamente tutti gli eroi leggendari e tutti gli eroi con rigenerazione. Abbiamo 12 slot, faccio 4 roll da 3. 1, 2, 3 e 4! Niente di niente, ragazzi, purtroppo non ho trovato nessuno con rigenerazione, per fortuna, e nessun eroe leggendario. Devo dire che abbiamo un sacco di gemme, ma ne stanno uscendo pochi leggendari, quindi diciamo che per ora ci sta andando abbastanza male, quindi continuiamo con roll da 1 perché ho visto che sono decisamente più fortunati su questo account. Ogni account ha dei roll più fortunati di altri. Io per esempio sul mio secondo ho i roll da 3 che sono molto molto fortunati. Dai, dai, e dai, e dai. Ok, basta, mi sono anche scocciato di cercare tutte queste rigenerazioni. Decisamente basta, continuiamo così. Così, 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 lì, qui, dove, come, quando. Paladino fantastico, fanculo. Dai, continuiamo. Ancora 39.400 gemme, abbiamo bisogno di golem, cavalier teschio e gli eroi si sono bloccati. Forza, abbiamo bisogno davvero, davvero di eroi, quindi le prime gemme te le sei sputtanate così. Ora voglio i leggendari. Quindi con più concentrazione, con più calma, con più tutto. Dai. Dammi questi leggendari. No, che cos'è questo? Ho detto i leggendari. Forza. Linfa di cristallo. Cecchino, verde. Sì, vai, il cavalier teschio. Vai, qualche roll da tre per festeggiare. Vai, 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 vai. Candy Cane, cavalier morte. Oh mio Dio, cosa sto combinando? Il tuo cazzo, orco della rovina. Ragazzi, cosa cazzo sto combinando? Oh mio Dio, cosa cazzo sto combinando? Oddio, oddio, Cupido. Ragazzi, continuo così, non ci credo. Cos'è successo, cos'è successo? Ho beccato un momento di roll assurdo e... Cosa cazzo? Ok, 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 ok. Devo respirare, sono... Ve lo giuro, sono tutto rosso in faccia. Oh mio Dio. Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Cosa cazzo ho combinato? Assurdo. Oddio ragazzi, ve lo giuro, le lacrime. Ve lo giuro... È stata un'emozione fortissima, non riesco neanche a respirare bene perché mi si è seccata tutta la gola. E wow, abbiamo preso degli eroi assurdi. Ma fammi vedere qui, Valentina, quindi boom, vai Valentina. Cavalier Teschio, quindi boom, vai Cavalier Teschio. Abbiamo un'altra Candy Cane, abbiamo un Cupido, un Nuka Zucca, un folletto di cui non ci frega nulla, un orco, un cavalier morte. Wow. Oh mio Dio, oh mio Dio, colpo mortale 3,
Autodistruzione 3. Ok, ragazzi, io direi che il golem ci manca soltanto. Rolliamo ancora un po', vediamo se riusciamo a prenderlo. No, forza, vediamo se riusciamo a creare un altro momento come quello di prima. Se non ci riusciamo, arrivati a 15.000 gemme, rolliamo. Ok, grande. Rolliamo in talenti. Forza. Forza, forza. Vendiamo qualche eroe verde. Mamma mia, ragazzi, ve lo giuro, c'ho ancora la gola che non ce la fa. Cioè, ho provato davvero delle emozioni fortissime. Sono davvero contentissimo. Gli ho trovato il cavaliere teschio che cercava tantissimo. Il massimo sarebbe riuscire a trovare anche quel benedetto cavaliere teschio per evoluzione. O il golem, che boom golem, boom golem, boom golem, go le ca me a me a faraone. Ragazzi, niente, come ho detto prima, siamo arrivati a 15.000 gemme. Adesso stop ai leggendari e cominciano. Oddio, però, cioè, il golem sarebbe importantissimo. Pure questo è vero. Cavalier Teschio, sì. Quella puttanella, come si chiama? Valentina, sì, però il golem penso davvero che... Non so, ragazzi, non so davvero se continuare così. Allora, cerchiamo qualche talento prima, facciamo così. Tanto abbiamo delle carte, quindi possiamo cambiarli. Pelle coriacea 5, ok. Cioè, primo roll un talento 5, lo diamo a un eroe con un talento 1, lo diamo a Babbo qui che ti varrà punti. Cerchiamo per Teschio, non Furia 1, non Colpo Pesante 1, non Bastione 1, no, non Dispersione 1. Colpo Mortale 4, beh, glielo diamo decisamente. Spiegare 1, non lo diamo a nessuno, cioè direi no, non lo diamo a nessuno, ok. Anzi, diamo al Carnefice, così cresce un po' di più, dai. Dio della Guerra 3, ok, vedo che tu hai ancora molti talenti livello 1 che ti valgono meno punti. Quindi questo qui che è 3, ora ti dà 40 punti in più, guarda. Bam, 40 punti in più, cambiamo di nuovo, autodistruzione 1, pelle coriacea 1, abbiamo già rollato 10 talenti, non è uscito nulla di buono. Rolliamone un altro paio, magari vediamo un po' che cosa hai sulla zucca, se troviamo un Furia 5. Vedi, su Cupido che cosa hai? Rianimazione 3, avremmo bisogno di qualche talento buono, decisamente. Corrosione 3 lo possiamo dare tranquillamente, cioè io lo darei tranquillamente al distruttore perché è un ottimo tank. Prende un sacco di danno e sinceramente rigenerazione fa abbastanza pena, quindi te lo sostituisco. Furia 1, Bastione 2, Rianimazione 1, Furia 1, Rallentamento 2, dimentico sempre. Cos'è questo? Perché Colpo Mortale 6? Perché? Spiegami il senso. Ma va bene, non è il mio villo, non sono i miei eroi, quindi io ti faccio fare quanti più punti possibile. Dispersione 1, scottatura 1, accelerazione 1, forza! Colpo pesante 3, questo qui sta bene su un campione. Cambiamo, colpo mortale 2. Ma facciamo che te lo cambiamo. Autodistruzione 3. Sostituiamo. Colpo pesante 1. Dispersione 5, fermi tutti, fermi tutti. Talento davvero importantissimo. Ok, ora dispersione è un talento molto 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 importante e a livello 5 è il massimo. Le squadre future hanno bisogno di che cosa? Hanno bisogno di dispersione 5. Però non so a chi mettertelo. Potremmo rendere questo cavaliere teschio immortale con dispersione. Cioè, nessuno riuscirebbe a skillare con dispersione su teschio e non farebbe skillare, per esempio, Giga Moltanica. Vediamo a che ondata sei arrivato tu. Tu alla R, quindi non farebbe skillare il boss e potrebbe fronteggiarlo tranquillamente con un emblema, come cazzo si chiama? Quello del sangue, spargimento di sangue. Quindi sì, la mia scelta ricade su di lui. Sostituisco pienamente consapevoli di ciò che ho appena fatto e fidati di me, mi ringrazierai, davvero mi ringrazierai. Questo è un talento che va su un altro tank, quindi su Orco della Rovina, non su altri eroi.
Autodistruzione 5, possiamo darlo magari non a Babbo Natale perché sarebbe un po' inutile, ma è un talento, lo devo magari al ninja che fa un sacco di danno e diciamo se lo porti avanti potrebbe rivelarsi buono. Rianimazione 1 niente, dispersione 2, accelerazione 1, rianimazione 2, mi dimentico sempre di sostituire i talenti a chi ha livello 1, così... ok, corrosione 5, fermi tutti. Fermi tutti. Qui. Fidati di me. Ti dico solo questo. Dio della guerra 2. Vabbè. Scusami tanto. Rigenerazione 4. Ora la domanda è su Cupido o su Aries? Fammi un po' vedere la tua squadra. Cupido o Aries? Allora, vediamo un po' l'arena. È un po' questa arena, 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 arena. Allora, vedo che ti tieni alto in arena, quindi... sono combattuto. L'ideale sarebbe darlo a Cupido, però anche Aries ne avrebbe bisogno, quindi... non so. Penso che Cupido ne abbia più bisogno, perché lo scopo del gioco è, a parer mio, quello di riuscire a superare le ondate, così da poter fare... più frammenti, più esperienza, più tutto. Ma è anche vero che Aries è l'eroe con più necessità, ora insieme a Valentina, di questo talento. Però, guarda, fidati di me. Lo metto a Cupido e mi ringrazierai. Davvero, mi ringrazierai. Colpo mortale 1, colpo mortale 2, chi offre di più? No, ho sbagliato! Vabbè. 1, 1, 1, 1, 3, ira del cielo 3, sostituisci. Pelle coriacea 3, sostituisci. Furia 3, furia 3. Che cos'hai tu sulla zucca? Rigenerazione 4, no, 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 a questo punto. Furia 3 la diamo magari a una seconda zucca. Non hai una seconda zucca? Ok, quindi te ne ho trovata una per l'evoluzione. Facciamo così. Apriamo la carta Duca Zucca. Vediamo con che talento esce prima, perché metti che esce con Furia 5 e io metto Furia 3. Duca Zucca con Spiegare 1, quindi ti ci metto Furia 3. Cambiamo di nuovo. Scottatura 1. Bastione 5, ok, ora, per come ti sto aggiustando i talenti e per come sono messi ora i talenti, Bastione è il talento che va più sui tank, su chi deve fare danno e si deve aumentare l'attacco, perché aumenta del 60% 8 su 8, quindi io te lo metto su Dracula e sì, ti servirà un sacco. Credo di aver avuto un orgasmo. Questo proprio deciso su Babbo Natale. Che è, da Babbo Natale deve essere solo distruzione, ragazzi. Distruzione più totale. Non deve fare altro. Babbo Natale lo dovete mettere lì. Tutto quello che deve fare è distruggere. Uno o due razzi. Soprattutto se arriva un solo razzo deve avere abbastanza attacco per poter fare abbastanza danno da distruggere un'intera truppa nelle ondate. Questo cos'è questo? Via. Cambia. No, ho detto via. Cambia. Spiegare 4. Questo è ottimo. Te lo piazzo su Valentina oppure... sì, su Valentina, che autodistruzione non ci fa un... So. Cambiamo di nuovo talento. Furia 1. Ok, l'ultimo roll di talenti. E l'ultimo roll di eroe. Boom! Ciclope con Dio della guerra 4. Vabbè, 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 vabbè. Ok ragazzi, in teoria il video non è finito qui, perché come vedete c'è ancora questo evento, scopri il tesoro, ma conoscendo l'IGG, conoscendo bene questo evento, dubito che avremo già i nostri 27 scrigni. Oh, 28, ok, ok. Vedo che ti manca anche Moltanica, che ti andremo adesso a trovare. Io impongo a questi scrigni di darmi o Artica o Moltanica. Due sono le cose.
o me li date o mamma mia, meglio che sto zitto. Veramente, veramente vi combino male se non mi date uno di questi due eroi. Moltanica o Artica? Forza! Forza! Non 900 distintivi, ho bisogno di eroi, ho bisogno di Moltanica e Artica. Moltanica veramente, ho visto che ti manca, sarebbe molto molto importante. Non 10 meriti, ma un Moltanica! Non 900 distintivi, che poi 900 distintivi, distintivi, perché ormai neanche più so parlare. Altri distintivi. Forza, forza! Dai, forza, dammi sti eroi! 1200, dai, dai, dai! 10 meriti? Ma ditemi una cosa, cioè, seriamente, a mettere 10 meriti fra i premi, cosa ci fa qualcuno? Cioè, magari c'è gente che risparmia per tanto, tanto tempo per avere possibilità di trovare eroi. Magari arriva qui a 10 estrazioni che ha risparmiato 20.000 gemme per mesi e si becca 10 meriti in uno scrigno. Cosa? Ancora suonano, ma avete le chiavi, perché suonate? Oggi ragazzi casa mia è affollatissima, c'è pieno 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 di gente. Dai, abbiamo bisogno di Moltanica! 40 frammenti, abbiamo ancora 3 scrigni, forza forza forza! 1000 distintivi, forza forza forza! 40 frammenti, forza forza forza! 40 frammenti, ma c'era la possibilità di trovare Moltanica? Artica, 30 euro Dracula Follet, quindi Moltanica io me lo sono chiamato, ma non c'era, c'era solo Artica qui. Perché ragazzi io qui in questo evento ho trovato ben 2 Moltanica. Sì, prima mi hanno fatto fare una guerra per trovarlo, Moltanica, Moltanica, mi è costato, lasciamo stare quanto mi è costato in tutti quegli eventi. E poi, boom, me l'hanno regalato. È tipo, cosa? Ma già ce l'ho, ma sì, sai... Boh ragazzi, davvero, quel momento in cui ho trovato tutti quei leggendari a manette è stato fantastico, davvero, davvero fantastico. Questo video giunge al termine, io mi sono davvero divertito tantissimo e spero di poter fare tanti altri video in questo modo. Spero voi vi siete divertiti insieme a me, vi invito a lasciare un like, un commento se vi è piaciuto il video, anche a condividerlo e soprattutto, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale. Ragazzi, per questo video è tutto, alla prossima!